Ragazzi, buongiorno! Il giorno dopo questo 0-0 a San Siro già mi hanno fatto avvelenare, si suonano. Ma cosa suonano di sabato mattina per le strade? Io sto andando dove? Dove vai? Sto andando a lavorare, pensate. Sto andando a lavorare, tanto che dite, eh? Vado a lavorare. Il discorso qual è? Il discorso è che la Roma ieri ha impattato contro l'Inter, o forse il contrario, dato che l'Inter è prima. Fate come vi pare. La partita l'abbiamo analizzata ieri sera con il buon Luca, peraltro il video secondo me è molto molto carino, tra i più carini dei post partita, in due è evidente che sia un po' più scorrevole il discorso, e oggi voglio fare un'analisi un po' più approfondita giocatore per giocatore, come si fa di solito il giorno dopo, dalla tattica. Vi invito come al solito a seguirmi sui link social che sono linkati sotto in descrizione, mettete un bel subscribe e attivate pure la campanella. Attivate pure la campana, mi hanno anche fatto i fari di sabato mattina, oltre ad avermi suonato, non lo so, venitemi anche addosso, siamo in tre su queste strade, ci siamo solo noi e ci stiamo dando faccia, mi state dando fastidio. Detto questo, allora partiamo la partita come ieri sera vi abbiamo detto, confermo quello che vi ho detto ieri sera, secondo me il risultato è pareggio giusto, ai punti avrebbe vinto l'Inter se fosse stata la box, non ci credo, c'è anche un Cameron che mi taglia la strada, ragazzi. A questo punto mi sembra veramente una congiura nei miei confronti, ma andiamo oltre, proprio lavoriamo nelle difficoltà. Chi sono io, Antonio Conte, che mi lamento? No, lavoro nelle difficoltà, in silenzio. Allora, ai punti avrebbe vinto l'Inter, perché comunque tre occasioni ce le ha avute, due delle quali generosamente concesse dalla Roma. Chiaramente questo inficerà un pochettino il discorso valutazione. Per esempio Mirante, adesso io a giudicare Mirante mi trovo in difficoltà, perché vi spiego subito perché. Ho notato che molti l'hanno dato come migliore in campo, e allora innanzitutto fa una grande parata su Lukaku, fa una grandissima parata anche su Vecino al secondo tempo, tutto sommato c'è stato lì nel suo ruolo. Cioè, un altro portiere, vi faccio sempre esempio di Olsen, non avrebbe potuto fornire la sua prestazione in termini anche di presenza con i piedi. Però la differenza con Paolo Lopez, dal mio punto di vista, si è vista tanto. E guardate che chi non si rende conto della qualità del passaggio di Paolo Lopez e di quanto il passaggio pulito del portiere poi dà la possibilità al difensore di giocarla bene, vuol dire che la gioca tranquillo, vuol dire che gli attaccanti la giocano tranquilli, i difensori non la vanno a giocare in un modo sotto pressione, diciamo, affrettando un pochettino la giocata. Cioè, Paolo Lopez, il passaggio pulito, ragazzi, è il calcio. Cioè, se non riuscite a capire la differenza tra uno che te la passa pulita e uno che te la passa rimbalzella, ieri sera c'era anche il campo sporco, scusate, il campo un pochettino malaccio, un campo di patate, rimbalzava male. Ieri sera rimbalzava male a San Siro la palla, quindi gli voglio dare questa scusante. A Mirante gli do 7 comunque, perché la prestazione è stata degna di nota. Non gli voglio dare il migliore in campo, perché lo voglio preservare per un altro calciatore su cui vi farò una filippica che veramente vi farà mettere like se non l'avete già fatto. Peraltro, se lasciate like potete partecipare, come dico sempre, alla riffa di Natale, in cui si vincono 500 scellini tanzanesi, anche detti tarzanelli, in gettoni d'oro peraltro. Quindi il discorso qual è? Mirante 7, destra Santon 7, no, Santon, ragazzi, non giudicabile, comunque era partito bene, mi piace Santon, mi ero giocato la vita su 0-1 gol di Santon, so che qualcuno di voi se l'è giocato, purtroppo ragazzi il nostro sogno si è spento prematuramente al 15esimo, incredibile ragazzi, comunque gli infortuni muscolari della Roma pazzeschi, credo che sia muscolare poi, perché non lo so, quella era la sensazione. Spinazzola, diciamolo subito, i soliti ricambi li faccio dopo. Spinazzola, detto Spinagol, poteva fare di più, ma in difesa c'è stato tanto, è stato presente, è stato anche coinvolto in quell'occasione in cui gli è rimbalzata la palla sul braccio. Se qualcuno di voi ha un dubbio che quello è calcio di rigore, ragazzi, non vi preoccupate, i dubbi sono esclusivamente vostri, perché non conoscete il regolamento / non vi siete letto il regolamento o le interpretazioni sui falli di mano. È un episodio chiarissimo, non è mai calcio di rigore. Quindi Spinazzola comunque gli do 6 e mezzo, mi è piaciuto anche in fase difensiva, in fase offensiva mi aspetto sempre più, perché secondo me lui lo può fare, però è chiaro che secondo me non stava neanche in condizione, ho visto molte volte, non ha forzato il dribbling, non ha forzato lo scatto. Mancini, Gianluca Mancini ha fatto una partita che penso che lo farà crescere da morire.
perché dall'altro lato c'era Lautaro Martinez, che secondo me è un fuoriclasse e credo che ormai la gente se ne stia rendendo conto. Era un fuoriclasse anche l'anno scorso, io lo dicevo, ragazzi, non capisco per quale motivo non giochi, e queste sono le classiche fisse anche di Spalletti, bisogna dirlo. Conte non lo voleva far giocare, non è niente a dire che Lautaro avrebbe giocato titolare insieme a Dzeko, ma la coppia sarebbe stata Dzeko-Lukaku. Ci scommetto quello che volete, perché voleva fare le punte alte per i rinvii, questa storia del pressing alto, i portieri che possono passare la palla in area di rigore, quelle cose lì. E Mancini, secondo me, ieri si becca un bel 6,5, perché comunque ha lottato tutta la partita, ha chiaramente commesso dei falli, come è giusto che devi commettere un attaccante forte, perché non può non fargli vedere la palla. A meno che non ti chiami Smalling, e allora Lukaku, Smalling, dov'è Lukaku? Qualcuno ha visto Lukaku, ragazzi? L'ha forse rapito? Forse Smalling se l'è messo dentro l'armadietto? Diciamo che Lukaku in tutta la partita ha conquistato un fallo, ragazzi. Ha preso un fallo. La gente che cammina sulla continua, guarda qua. Poi dici veramente comunque delle cose folli. Lukaku si è preso un fallo da Smalling. Per il resto Smalling l'ha annientato totalmente. Prestazione di Smalling, secondo me, da 7 pieno. Lukaku non ha toccato una palla, che altro dire, ragazzi? Cioè, era il suo compito, era la sfida che stavamo aspettando, stravinta da Smalling. E chiaramente Smalling è avvantaggiato, perché comunque è andato, diciamo, tecnicamente a fare scopa con la punta avversaria. Mancini c'ha avuto una punta che è una punta completa, che viene incontro, va in profondità, va di destra, ci mette il fisico. È una punta molto più difficile da marcare quando fisicamente non ce ne hai Lautaro rispetto a Lukaku. È chiaro che se Lukaku prova a fare un mismatch fisico con il difensore avversario, lo distrugge. Detto questo, poi c'è Kolarov sulla sinistra. Kolarov ha fatto una partita abbastanza contratta. Io gli voglio dare 6, perché poi alla fine non è che ha avuto fiammate davanti. Mi è sembrato anche abbastanza remissivo, come se non volesse neanche andare in avanti, perché sapeva che senza Dzeko la Roma comunque non avrebbe potuto affondare il colpo, e quindi si è limitato ad una gestione. Chiaramente parliamo di un calciatore che legge le partite e le sente le partite, quando c'è da accelerare sa che deve accelerare, quando c'è da rallentare rallenta. E gli voglio dare 6 perché c'è stata un'occasione in cui si è fatto risucchiare dal pressing avversario e ha lasciato all'83° minuto, mi sembra, vicino a fare il cross per Lautaro, che l'ha lisciata completamente al centro dell'area. Quindi gli voglio dare 6, sarebbe potuto essere un 6,5 per comunque il posizionamento. Veretout, secondo me ieri Veretout potremmo dire che è stato, guardate, il peggiore in campo. Glielo voglio dare, anche perché Veretout, sapete, io stravedo per lui. Io ieri gli voglio dare un 5,5 a Veretout. La partita l'ha fatta, però pesa chiaramente quell'errore grave di passaggio che ha mandato Lukaku al tiro all'inizio. Veretout è un giocatore che si sacrifica molto, però ha sbagliato diversi palloni. Complice anche il fatto, ragazzi, quando sbagliano i centrocampisti molte volte è perché davanti tu non hai uno sfogo, le punte si stanno muovendo male, non c'è nessuno che dava profondità. Questo modo lo affrontiamo con i trequartisti, però Veretout l'ha un po' sofferto. Secondo me ieri Veretout è il peggiore in campo, soprattutto perché il migliore in campo lo voglio dare ad Amadou, proprio lui, ragazzi, non mi interessa, lo voglio dare ad Amadou Diawara, il migliore in campo, perché ieri secondo me ha fatto una prestazione incredibile, lottando su tutti i palloni, veramente, ragazzi, veramente un giocatore che mi sta sorprendendo. Ecco, Diawara mi sta sorprendendo. Se vi dovessi dire chi mi sta sorprendendo, Diawara e Smalling, perché non pensavo potessero avere questo impatto. Ma soprattutto Diawara non pensavo potesse metterci questa fisicità. È innegabile che stia crescendo dal punto di vista muscolare, l'abbiamo visto in un video su Instagram di Perotti che ci ha fatto vedere i trapezzi. Sapete, io scherzo, ieri sera durante l'app scherzavo, ma manco troppo, cioè veramente avrà messo 2-3 kg di muscoli, perché mi sembra completamente trasformato. Giocatore che va a fare contrasti, giocatore che va ad essere veramente, veramente fastidioso. Poi oltre a questo unisce una buona capacità di regia, non parliamo di un Pizarro, perché comunque la struttura fisica è una struttura fisica abbastanza importante adesso, non è un Pizarro, ma la palla la fa girare e sinceramente mi sta sorprendendo in positivo, sono molto molto contento. La filippica qual è? Un ragazzo giustamente ieri sera ha scritto, cioè lo scambio Manolas Diawara incomincia adesso a somigliare molto allo scambio Nainggolan e Zaniolo. Secondo me non siamo ancora a quei livelli di truffa fatta dalla Roma, però
È chiaro che se la Roma dovesse andare oggi a scambiare con il Napoli ma non l'asse indietro, forse il Napoli dovrebbe metterci qualcosa su, o comunque sarebbe uno scambio alla pari, non sarebbe uno scambio con 16 milioni dati dalla Roma, capite? Come è stato in estate. Quindi il discorso è questo. Diawara mi è piaciuto veramente tanto. Io mi devo soffiare il naso, ragazzi, sto in curva, adesso probabilmente morirò e questo sarà l'ultimo video che vedrete. Non posso farci niente, ragazzi, purtroppo questa è la situazione del mio risveglio. Poi gli abbiamo sulla destra, abbiamo il buon chi avevamo sulla destra, raga? Cioè, per non ricordarmelo, ragazzi, non ha giocato. Non abbiamo giocato con il trequartista destro. Il trequartista destro non l'abbiamo messo. Allora, Mkhitaryan, ragazzi. Mkhitaryan è partita a scialba perché secondo me doveva entrare molto. Ecco, Mkhitaryan poteva giocarsi il peggiore in campo. Gli do 5,5 anche a lui con Veretout. Perché secondo me si doveva necessariamente buttare più dentro l'area e andarla a riempire, perché Zaniolo ha fatto difficoltà. Poi vedi il tuo compagno che comunque in un ruolo che non gli compete viene molto basso, santo Dio, entrate dentro l'area dietro di lui, cioè, perché poi ci si lamenta di Pellegrini. Quindi Mkhitaryan 5,5 non mi è piaciuto per questo fatto, perché non ha mai dato profondità, doveva dare molto più profondità e mi aspettavo che la desse, sinceramente, perché poi alla fine è uno che lui ama anche finalizzare, quindi andare a concludere l'azione. Non l'ha data. Pellegrini, ragazzi, io Pellegrini, contrariamente a quanto dicono tutti che ha giocato male, gli voglio dare 6, proprio perché è stato condizionato dall'assenza di qualcuno cui dare la palla. Cioè, se io mi trovo la difesa del Cesena davanti, che sta praticamente con 8 giocatori e tutti gli altri stanno dietro, ma cosa vuoi che ti inventi, Pellegrini? Cioè, Pellegrini ama fare l'ultimo passaggio, l'abbiamo visto, lo conosciamo. Ma se non c'è nessuno cui fare l'ultimo passaggio, è vero che il Cesena di Papadopoulos lì stava tutto dietro, però non possiamo, cioè, dico, appunto, stava tutto dietro, non possiamo pretendere il Pellegrini. Ma sì, io gli voglio dare 6, non meno di questo, perché poi alla fine è stata una partita condizionata dal contesto dell'attacco. A sinistra Perotti, anche lui 5,5, perché anche lui so che fa fatica a andare oltre la linea, perché lui vuole la palla sui piedi, devo far dribbling, bla 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 bla. Presente il primo tempo, per carità, bella presenza nei primi 25 minuti di gioco, però è stata completamente evanescente. Senza dimenticare che poi Pellegrini e Perotti sono stati complici di quel cross al centro dell'area che doveva essere finalizzato da Pellegrini, ma che così non è stato. Zaniolo, io gli voglio dare 6, perché comunque ha lottato, non è il suo ruolo, ha fatto una partita tosta, Gagliardo è andato a lottare con tutti quanti, ha dato una randellata a Brozovic senza motivo a un certo punto, ma ci sta anche bene, poi a noi che ce ne frega di Brozovic. Una partita senza purtroppo poter incidere, sempre perché il Cesena stava tutto dietro, schiacciato dietro, ragazzi, lui chiaramente fa difficoltà, poi gli metti De Vrij, Skriniar e Godin, voglio dire, non è che gli ha dato una difesa così, noi abbiamo giocato la difesa del Brescia, tanto per dirne una, abbiamo giocato con la difesa dei campioni d'Italia, quindi uscito Mkhitaryan, entrato Dzeko, usciti Perotti, è entrato Dzeko, la Roma è cambiata, perché è cambiata sensibilmente. Un ragazzo mi ha detto: poi è entrato Perotti e avete giocato peggio. Ma non mi sembra assolutamente, perché mi sembra che non hai visto la partita. Cioè, dai Valerio! È entrato Dzeko! Ha scritto, questo qui ha scritto: è entrato Dzeko e avete giocato peggio. No, non è vero per niente. È entrato Dzeko e la Roma è riuscita ad avere comunque profondità a linee di passaggio. Tanto è vero che l'ultimo quarto d'ora si è visto anche Mkhitaryan, si è visto Pellegrini, giocatori che nei primi 70 minuti di gioco praticamente erano completamente dei fantasmi in campo. E Dzeko è stata un'assenza pesantissima. Dzeko gli voglio dare 6,5 per come è entrato. Mi è piaciuto nonostante avesse la febbre. Non ho capito questa febbre quanto potesse essere forte per non farlo giocare neanche un tempo, ma va bene. Probabilmente l'avrei usato un po' prima Dzeko, perché se avessi usato Dzeko prima, forse probabilmente avresti potuto creare qualcosa e forse andare a prendere questa vittoria. Comunque Florenzi 8, che è entrato gli ultimi 3 minuti. No, Florenzi senza voto gli ultimi 3 minuti. Anche lui non ho capito perché non è entrato al posto di Spinazzola, per esempio. Scelte tecniche, sinceramente non le condivido, anche perché Spinazzola mi sembra che non stia benissimo dal punto di vista fisico. Vogliamo forse una bella ricaduta di Spinazzola muscolare? Io avrei messo un Florenzi, ma non lo so. Scelte di Paolino Fonseca nostro. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste pagelle. 14 minuti e 51, questo è un video eccezionale, sicuramente saranno più di tanti like. Ciao Tattico e ciao a tutti quanti.